Finalmente, allenatori, sono tornati i Pokémon al McDonald's! Infatti, dal 27 agosto al 2 settembre 2021, in ogni Happy Meal si potranno trovare più di 20 nuove carte Pokémon. Questo per festeggiare, insieme a McDonald's, il 25esimo anniversario Pokémon! E Federic non ci è andato leggero. Già! Ho un po' esagerato. Ma tranquilli, non li ho mangiati tutti io. Anche perché, se fosse stato così, non sarei qui a raccontarlo. Ieri, più di 100 persone fortunate in fila al McDrive hanno ricevuto in regalo dal buon Federic 100 Happy Meal. Se volete scoprirne di più, sul mio profilo TikTok ho caricato un video molto divertente a riguardo. Sì, ormai faccio video anche su TikTok, reel di Instagram e mi trovate ovunque. Ma non perdiamo tempo, anche perché c'è un motivo se ne ho acquistati così tanti. Un po' per la mia ludopatia e un po' anche per accontentare voi. E se non avete la possibilità di andare al McDonald's, su federicstore.it tra poche ore potrete trovare un po' di bustine in vendita e anche le carte singole che vi mancano per completare la collezione. Detto questo, spacchettiamo! Io direi che per il momento 15 bustine possono bastare, ma ovviamente se mi lasciate tanti pollicioni all'insù e supportate questo video, potrei portarvi altri 20-25 bustine nei prossimi giorni. Innanzitutto, le bustine vengono distribuite in questi sacchetti e troviamo tre diversi tipi di colorazione. La prima di colore blu, la seconda sul grigio e ogni confezione ha un artwork di Pikachu differente. Ora, io ne ho prese un centinaio e ho tre diversi tipi di colorazione. Teoricamente dovrebbero essere quattro. L'ultima, di colore rosso, almeno credo, non mi è stata distribuita. Ripeto, credo siano quattro colori differenti, ma potete aiutarmi voi qua sotto nei commenti qualora aveste acquistato queste bustine al McDonald's. Affrettatevi perché saranno distribuite solo fino al 2 settembre e non si sa se torneranno. Ripeto, se non ci riuscite per qualsiasi motivo, perché non avete un McDonald's vicino o impossibilitati ad andare, sul Federic Store caricheremo le carte single e alcune bustine. Ma ne abbiamo poche, eh? Detto questo, apriamo. Alziamo così. Ogni confezione si dovrebbe differenziare. Quest'ultima presenta un Pikachu da colorare. E all'interno troviamo alcuni gadget in cartone. Questo si chiude in questo modo. Troviamo anche questo, con alcuni starter e il logo del 25esimo anniversario. E sembra essere proprio un portacarte. Molto figo. L'idea mi piace un casino. E sul retro la bolla. Eccolo qua, allenatori. E si dovrebbe chiudere comodamente. Carina l'idea del riciclabile. Sapete benissimo che McDonald's è molto pro al riciclaggio e alla raccolta differenziata, no? E dato che McDonald's ha rivoluzionato moltissimo il loro modo di distribuire bibite e quant'altro, anche le bustine di carte Pokémon sono di carta. Anche io sono plastic free, ma su certe cose, ragazzi, un po' me, anche perché la protezione della plastica in confronto alla carta è sempre un 50-50. C'è pure scritto dietro Made for McDonald's. E questa, ragazzi, è proprio carta. Quello che temo è che con la carta le carte all'interno si siano rovinate e non poco. Questo sarà il futuro delle carte Pokémon? Probabilmente sì, lo dico da tanto. Pokémon ha iniziato ad eliminare plastica e quant'altro dalle proprie collezioni e quindi un giorno probabilmente arriveremo anche a questo. Un peccato perché la qualità con cui stampano le carte Pokémon europee non è paragonabile alla qualità nipponica. Le carte giapponesi non si rovinerebbero con una confezione in carta, ma queste, raga, fanno una brutta fine. Comunque, aperta e chiusa parentesi, era soltanto un piccolo ragionamento che volevo fare con voi. Vediamo anche le altre collezioni. In quello verde abbiamo un mini gioco di Charmander, un labirinto in questo caso. E questo, che a mio parere è molto carino, è un esponicarta. Qui si solleva in questo modo, di conseguenza gli fa da stand e questo rimane in piedi.
Bello, molto carino questo, per esporre una vostra carta preferita. Ultimo, quello grigio, con all'interno un altro minigioco da colorare. Credo che da qui in poi siano tutte uguali. Confermo, erano tutte uguali. Ora abbiamo qui le nostre bustine, spacchettiamo. La carta più rara, Pikachu, andiamo a caccia di quella. Sì ragazzi, è proprio carta. Eh sì, proprio carta. Scrivetemi se questa cosa vi piace oppure no. Ma la carta holo dovrebbe essere la prima visibile, quindi uno, così, prima carta, Piplup, la numero 20 su 25, Fennekin, sono tutti starter, questo bellissimo Mudkip e infine la holo è Tepig con questo nuovo tipo di olografia. E già noto qualcosa che mi fa triggerare e non poco. È come se venisse via l'olografia. Ragazzi, l'ho vista contro luce. Male male, Vi giuro, è come se si staccasse la parte brillante della carta. Ma è assurda una cosa del genere. Boh. Sobol, Totodile e infine Trico. Vedete ragazzi che ci sono... No, vabbè. No, 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 non ci siamo, Cioè, trovare delle carte mint di questa espansione è praticamente impossibile, mi stai dicendo. O sono stato sfortunato io o non si spiega, ragazzi. Cioè, qua mancano pezzi di carta. Queste sono pack fresh, che in gergo vuol dire appena aperte. Eppure escono sbustate così. E io so dov'è il problema. La carta holo rimane appiccicata alla carta. Vedete che ci sono come dei residui? Pazzesco. Ok, Pikachu l'abbiamo trovato. A noi serve holo e ovviamente serve completare il set olografico. Scorbunny e la holo è Snivy, che anche questa ovviamente ci mancava. Snivy, Trico e Tepig. Abbiamo quasi finito gli starter di quinta gen. E anche questa, ragazzi, come vedete, è rovinata. Boh, io non ho veramente parole. Non so cosa dire. Bisogna aprire lentamente queste buste. Ok, questa l'ho aperta veramente tanto facendo attenzione, Ok? L'ho aperta lentamente proprio per evitare che la carta holo si rovinasse. E infine abbiamo Bulbasaur. Come vedete, se aperta lentamente con la dovuta cura, e quindi non strappando via subito tutto, la carta viene pulita. Però se ci passate le mani, ragazzi, c'è il rischio che ovviamente si rovini. Va bene, ragazzi, comunque Bulbasaur l'abbiamo salvato, dobbiamo stare attenti. Per ora niente doppioni, anzi, tutti starter diversi, ma tanti erba. Abbiamo trovato tre erba e un solo fuoco. Tepig, Litten e infine abbiamo Rowlet, la numero 7 su 25. Anche questa un po' rovinata. Eh sì, raga, ho trovato soltanto carte del 25esimo anniversario erba. Tutte erba, Trico, Snivy, Bulbasaur, Rowlet. Positivo, ancora niente doppioni. Ma noi andiamo a caccia di Pikachu, Pikachu e Charmander dovrebbero essere le più costose. Holo. Ma l'importante è non trovare doppioni. Poi non dobbiamo trovare per forza Pikachu in 15 bustine. Turtwig e Cyndaquil, bellissimo artwork. Anche questa non troppo rovinata. Questo tipo di olografia, ragazzi, devo dire la verità, Non mi dispiace. Ancora niente holo di tipo acqua. Se dovessi trovare una doppione, spero di trovare o Trico o Snivy o Tepig, perché giustamente, ragazzi, sono quelle più rovinate che ho trovato. Ok, quindi le vado a sostituire. Torchic e Tepig, ottimo. Questo è messo decisamente meglio dell'altro, quindi lo vado a sostituire. Però Trico è veramente messo male, quindi cerchiamo di ritrovare Trico. Ovviamente, ragazzi, il pollicione all'insù, il pollicione all'insù lo ricordo sempre. E troviamo... Oh, Fennekin! Messo bene anche questo. E ancora niente starter di tipo acqua, ma Fennekin ce l'abbiamo. Fare il set mint sarà un'impresa, contando che sono veramente difficili da trovare perfette. Però ci proviamo, ragazzi, perché stiamo andando bene. Solo un doppione e Turtwig, anche questo ci manca. Ancora niente starter di tipo acqua, ma veramente molto bello questo Turtwig. 5 starter di tipo erba trovati, wow. Vediamo che succede. Dai. Allora, Piplup,
Squirtle, Turtwig e Bulbasaur. Un altro Bulbasaur. Doppione. Ricordo, allenatori, il pollicione all'insù è fondamentale per supportare questi video e mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina perché abbiamo veramente tante cose da spacchettare, eh. Torchic e Tepig. Triplo Tepig. Va bene. Per ora Tepig e Bulbasaur sono state le carte che più abbiamo trovato. Vediamo come va. Cyndaquil, Chimchar. No, un altro Bulbasaur. Va bene. Quattro doppioni. Apriamo. Facciamo sempre il trick a uno. Così. E abbiamo Charmander. Questo tra l'altro dovrebbe essere del set... Ombre infuocate, se non sbaglio. Torchic e Rowlet. Un altro Rowlet. Che vado a sostituire perché è messo molto meglio. Ma starter di tipo acqua, niente? No? Holo? Nemmeno uno, ragazzi. Sabol, Chimchar e Squirtle! Anche questo bello rovinato. No, ragazzi, io già so che sarà un'impresa finire questo set perfetto. Mamma mia. Ultima bustina, dopodiché facciamo il resoconto. Non voglio trovare una doppione, dai. 15 bustine, non voglio trovare un'altra doppione. Grookey, Cyndaquil, Oshawott e Litten. Va bene ragazzi, questo non ce l'avevamo. Quindi super positivo, molto bene. Volete altre bustine? Sapete cosa fare. Ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando spolliciate, commentate, iscrivetevi, passate sul Fedrix Store qualora voleste acquistare queste carte, saranno disponibili veramente a breve e soprattutto passate sul mio account TikTok che vi mostro come ho fatto a ordinare 100 Happy Meal. Da Fedrix è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao allenatori e mangiate un Happy Meal anche per me. Ciao!